Buonasera ben ritrovati con Vangiolo e Vita sabato 22 dicembre, quindi domani sarà la quarta e ultima domenica d'avvento. Buonasera ben ritrovato anche a Don Carlo Pagliari. Buonasera. Finisce questa sera il nostro percorso. E chiaramente se lei è qui lo, lo sente che è importante comunicare un percorso del genere, ma perché secondo lei? Perché è importante comunicarlo? Beh, perché io ne sono innamorato e quindi mi fa piacere. Poter parlare a casa, poterne parlare, e, e mi piace, credo che sia un'ottima occasione anche per affrontarlo in modo poi semplice, colloquiale. E se funziona, tanto meglio, insomma. Non, se ne parla così e lo si offre e si fanno piccole considerazioni. Credo che sia bello, a me piace, insomma, è una bella possibilità. Sono contento. E poi lo dicevamo prima, eh, si abusa di questo termine. Comunque è quello che vorremmo fosse questo appuntamento: no? un attimo, un angolino di, di riflessione fra l'acquisto dei tortelli, del tonno, del, così, de, di quello di che metterete in tavola fra poco per la vigilia. Mm. Eh, bisogna infilarcelo, un, un bisogna momento infilarcelo di questo perché, tipo. Ma sì, perché un po' il consumismo ci ha rubato il Natale. Ormai questa frase, anche mm -hmm. questa, sta diventando. No? è un po, <coughs> un po' consueta, però bisogna che ce lo ricordiamo che il Natale eh, non, è la, non è la festa di Babbo Natale, ma eh, il Natale eh, ricorda la, la, fe, la nascita di Gesù e l'incarnazione di Dio nella vita dell'uomo e ci ricorda non solo che Dio si fa presente nella vita dell'uomo, ma che la vita dell'uomo la nostra vita può essere eh, capace di accogliere questa luce e quindi possiamo essere se non il sole possiamo essere la luna che riflette questa luce sarebbe molto bello eh? in mezzo a queste luci lucine di natale per le quali spendiamo fiumi di soldi eh, sarebbe bene che ci ricordassimo che si può accendere o meglio riflettere un'altra un luce tra l'altro è anche in mezzo a un, eh, forse eh, a seguito di, di epoche di moralismo no? cioè, dovete invece in realtà non, non dobbiamo noi fare luce ma siamo riflesso ecco, di, di una luce ed è molto, è molto bello secondo me. Lei ha contatto con i giovani già da un po', potremmo anche sì. pensare a un piccolo bilancio, è responsabile della pastorale giovanile della diocesi, eh, passa questo messaggio, prima citato Babbo Natale e mi è venuto naturalmente in mente il Natale dell'infanzia di, di tutti noi, per cui insomma, eh, quando, fin quando siamo a una certa età è chiaro che eh, così si associa. Il Natale, appunto, all'arrivo di Babbo Natale, all'arrivo dei doni, comunque, anche quello è una sorta di attesa, eh, è, è un'atmosfera che, comunque, aiuta in ogni caso a vivere un'atmosfera particolare, appunto, che è quella del Natale. Però, salendo un po' con, con gli anni, con la comprensione degli eventi, che cosa vede in chi ha eh, qualche anno in più, insomma, di chi è bambino? Beh, io credo che la prima considerazione da fare è che credo che molto spetti, molto stia alla responsabilità degli adulti e della famiglia cioè se, se io genitore ho impostato tutta l'infanzia di mio figlio di miei figli sulla narrazione del Natale con Babbo Natale e i regalini eh, è chiaro che poi quando si arriva alla fase di crescita che è l'adolescenza dove bisogna dire quello che bisogna dire non diciamo nulla perché magari c'è qualcuno <ride> a casa che, che ascolta per cui, però quando c'è da dire quello che bisogna dire quando si scopre quello che si sa eh, il rischio qual è? che crolli tutto il mistero del Natale, cioè che si butti via con l'acqua sporca anche il bambino. Bisogna scegliere che tipo di narrazioni fare, no? Ci sono narrazioni che a qualsiasi età danno senso e significato. Cioè, il problema della vita dell'uomo è che... Eh, uno dei problemi della vita dell'uomo è, è quando non, non, non si nutre di significati e di senso. Allora, se il significato che io già da bambino do alla festa del Natale è materiale e se c'è qualcosa di soprannaturale è la magia di Babbo Natale che è, è, è fragilissimo, cioè dietro non c'è nulla, è, è tipo Gardaland, ok, quando si spegne il parco giochi rimango con niente. Invece eh, la narrazione del Natale cristiano ti lascia in mano un significato a qualsiasi età, cioè è una, è, è una festa che ti dà, eh, è una storia che ti dà il motivo di una festa a qualsiasi età. Cioè a qualsiasi età, in quanto uomo, in quanto donna, puoi essere, la, la notizia è questa, puoi essere il riflesso di una luce più grande. Questo, è, ed è molto bello smettere di lavorare, ritrovarsi in casa e riempire le nostre giornate di questi giorni, di queste ore, riempire di segni di questo tipo. No? E questo non solo è consolatorio, ma è, dà prospettive e dà tracce credibili per vivere una vita concreta e un futuro. E gli adulti hanno la responsabilità di dare senso e significato alle vite dei propri figli, eh? e anche consegnando loro con delle tradizioni con la T maiuscola che fanno parte di narrazioni di senso e che arrivano dal nostro, dal nostro bagaglio importantissimo umano. Eh? Poi bisogna cambiare il Vangelo di oggi perché Sentiamo. ci guardano per questo, credo di sì. Sentiamo, allora poi torniamo qui per il commento. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce, Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. A che debbo che la madre del mio Signore venga a me? Ecco, appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino è esultato di gioia nel mio grembo. E' beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore. Don Carlo mi risponderà anche sui giovani perché siamo rimasti più su, sui bambini, e sulla prima infanzia poco fa. Intanto andiamo sui due personaggi femminili che Luca si è tenuto per il finale, in pratica: Maria ed Elisabetta. Sì, che le, come avvento ce cioè, li siamo tenuti sul finale. In realtà siamo tornati nel Vangelo, siamo tornati prima degli, del Vangelo delle due domeniche precedenti, e siamo al capitolo 1. e questa è la visitazione di Maria ed Elisabetta. Maria va a trovare Elisabetta dopo l'annuncio dell'angelo e, e diciamo che fa esperienza di questa sorpresa perché lei non ha ancora detto nulla alla cugina Elisabetta. Ma quando arriva si sente dire: A ah, che debbo che la madre del mio Signore venga a me? Quindi lei ha la conferma di quello che ha intuito dal messaggero Gabriele, dall'angelo no? e quindi scoppia di gioia. Quello che possiamo portarci a casa. Da questo testo è l'ultima frase che credo che racchiuda il cammino di un avvento e ci prepara il Natale, cioè beata colei che ha creduto all'adempimento di, di queste parole, no? e, di ciò che il Signore le ha detto, e sono beati quelli che, che credono a queste parole, c'è cioè, un pegno di felicità eh, legato all'accogliere seriamente questa parola che io l'ho sperimentata e funziona, insomma riguarda i giovani. Io incontro dei giovani che hanno sete. Eh, non credo che i giovani siano più quella categoria di rivoluzionari precedenti. No? Eh, è venuto fuori anche dal sinodo che è stato fatto sui giovani no? nel mese di ottobre, e anche in tutto il materiale raccolto precedentemente. Cioè che sono, questa fascia sono giovani che si aspettano, che hanno voglia di vedere delle testimonianze autentiche, cercano autenticità. E cercano profondità, magari ti danno poco tempo. Eh? Non, non hanno mm -hmm. poi molto tempo Hanno i da, tempi dell'oggi. Hanno i tempi dei social, no? 130 caratteri, 120 caratteri, sono <ride> i tempi televisivi, <ride> Come siamo Twitter. anche qua dentro. <ride> no? quindi, e quindi ci sono tempi, poche parole. E e andare subito sul sodo e poi sono molto attenti a testimoni autentici per cui in realtà è una buona notizia, cioè cercano solidità e quindi capiscono in mezzo a questa quando disgregazione, trovano sincerità sono mh, giovani disorientati che cercano orientamenti e cercano parole che possano dare profondità eh? e più livelli no? E quindi, ma si vede oggi anche i giovani, ho incontrato qualche giovane all'università eh, però insomma sono giovani un po' disorientati, no? che fanno fatica a scegliere, fanno fatica a scegliere l'università, fatica a scegliere il lavoro, fatica a scegliere una forma di vita stabile, tutto un po' provvisorio e il rischio è che ci si abitui un po'. E l'altra faccia della medaglia dell'avere ovviamente molte opportunità, molte di più esatto, di quelle che c'erano. Esatto, però in mezzo a un mondo di opportunità e di grandi informazioni, no? di grande mole di informazioni e di possibilità, eh, avere una parola credibile orienta, no? cioè si ha, la, si ha paura che se c'è una parola forte e se c'è una verità forte questa verità escluda. In realtà la verità, se è verità, include. Anche se non si vede, perché la difficoltà di credere... Bisogna intuirla... è questa, no? Del cioè, fatto di non poter vedere quello a cioè, quello cui si crede. Non è vero, no? Non è così. Cioè non è che non vedo quello in cui credo. In realtà è che... Un'autentica un ricerca della verità ti apre gli occhi e ti fa vedere l'invisibile, ti fa vedere l'invisibile e ti dà la capacità di ascoltare una parola silenziosa che in realtà. Alleggia e c'è nascosta nella vita quotidiana. Cioè, gli autentici uomini di fede sono uomini che vedono l'invisibile, cioè che sanno vedere che cos'è l'essenziale. Era Exuperi che diceva no? nel Piccolo Principe La Volpe dava il consiglio al Piccolo Principe: l'essenziale è invisibile è agli occhi. Cioè, gli uomini di fede vedono questo essenziale, quindi è gente che vede più in profondità. Non è che credono a quello che non vedono, ma vedi anche l'invisibile, no? vedi l'essenziale. E così come eh, sanno ascoltare una parola silenziosa, che anche questo è una contraddizione, ma gli uomini di fede, le donne di fede sono persone che sono abilitate ad avere un cuore capace di ascoltare anche il non detto. No? Anche quelle parole silenziose che sono parole nascoste nelle pieghe del quotidiano, parole di senso, la verità che si mostra, emerge. E nella, nel, nella storia, nei fatti quotidiani e quelle parole più profonde sanno distinguere il dettaglio di parole più profonde da quelle parole invece più vane e, e, so, e sanno ascoltare le parole silenziose anche di chi non ha la voce no? quindi le parole dei poveri sul finale le volevo chiedere se c'è, spero di sì che cos'è che magari in quest'anno in questi ultimi mesi stando a contatto con i suoi giovani l'ha meravigliata, mi ricollego alla meraviglia, allo stupore di Elisabetta, glielo chiedo in positivo ovviamente. Ma sì, que quello che posso dire in questo anno, eh, eh, appunto, è questa: cioè io, delle volte ho incontrato un po' di mancanza di speranza, no? anche delle, delle narrazioni depressive, lamentose, eh, no? va tutto male, le cose non vanno bene, no? guarda qua, non c'è niente, non c'è nessuno, eccetera. E invece. E eh, invece di in, in questo anno mi porto eh, lo stupore di scoprire, no? eh, che è una sorpresa anche per me, di imbatterti invece in eh, dettagli di vita sana, bella e buona, di vedi dove gente, ci sono persone che questa parola l'ascoltano e, e vedi la vita che ancora fiorisce e ci sono luoghi dove l'umanità e il Vangelo ancora brillano ed è molto bello, cioè mi diverto molto e, e l'ho preso come compito quello di andare a, a, ad accendere luci su queste, su queste realtà e soprattutto su queste persone no? e, e, e far vedere che in realtà l'essenziale c'è ancora e, e quando, è una cosa più bella che io auguro veramente a tutti perché è bellissima è, quando, è vedere quando una persona se ne accorge cioè si trasfigura eh? e cambia, cambia il volto e vedi che una persona dice ah ma allora ma che bello, bellissimo no? e, e, e mi porto dietro non so, anche l'esperienza di Roma col Papa di quest'estate tra questi giovani che hanno camminato lungo l'Italia ci siamo trovati poi insieme a Roma e anche quelle giornate molto belle dove eh, anche se riguardo ai giovani prima parlavo anche di adulti eh, però insomma io incontro giovani che, che mi danno speranza che, hanno, che cercano anche vogliono andare in profondità e cercano di fare seriamente la loro vita ci sono eh. Ci sono, e quindi eh, come l'arca di Noè, eh, cerchiamo di... Eh, questo è il mio augurio e la mia speranza. Cioè ci sono arche di Noè che galleggiano sopra, sopra il diluvio e ci sono. Ecco, la buona notizia credo che è giusto che tutti lo sappiano. Mi fa piacere dirlo anche per TV, lo dirlo anche a casa. Ci sono queste situazioni e c'è... E c'è ancora del, come dice Sam a Frodo: no? Nelle... <ride> spaziamo da sento scruperia. Esatto, sì, Esatto, no, c'è ancora del Al buono in questo anni. mondo per cui vale la pena combattere e vivere. Buon Natale, Don Carlo. Buon Natale. Grazie a per te. essere Buon a tutti. stato con noi anche quest'anno, ovviamente anche da parte mia e da Paolo Ronzoni, regia. Che ringrazio. Buon Natale a voi e alle vostre famiglie. E buona serata, intanto.